presentazione della perdonanza, del programma e dei nomi della perdonanza nell'anno del decennale e per ben rispecchiare quello che è l'importanza, la sacralità di questo anno, Maestro De Amicis, abbiamo dei nomi veramente eccezionali e dei nomi che ritornano legati anche affettivamente all'Aquila. Sì, diciamo che è la cosa che io reputo fondamentale, legare i motivi per cui uno viene all'Aquila e i contenuti che vengono veicolati. Quando io mi rivolgo ai miei amici artisti, ai amici dell'Aquila, parlo prima dei contenuti. I tre ragazzi del volo che vengono qui a costruire un concerto è una cosa che loro volevano fare da anni. Quest'anno sarà possibile grazie alla loro bontà, per dire Gianni Morandi che verrà all'apertura con Vanessa Redgrave, il premio Oscar, con Giannini, Fiorella Mannoia, e Paola Turci, eccetera. Beh, avremo tantissimi artisti a testimoniare l'affetto per la città. L'affetto per la città, per una città che rinasce, l'Aquila rinasce. Maestro, c'è anche il grande nome di Fiorella Mannoia che tanto ha fatto per l'Aquila, abbiamo visto. L'Aquila ha avuto molto, diciamo che il terremoto ha stretto, questi brutti eventi richiamano la sensibilità di questi artisti. Fiorella è stata qua 10 anni fa, ha donato un concerto, io c'ero, ha voluto, ci siamo incontrati e ha voluto tornare. Quasi una richiesta sua di stare qui dopo 10 anni a vedere una città che rinasce e quindi abbiamo creato questo un'idea nata a cena, chiamiamo un po' di amici, Barbarossa, Paola Turci, Noemi e chi vorrà può stare su questo palco, una grande festa, una festa di riconciliazione e di rinascita. Questi big vengono all'Aquila a realizzare eventi molto spesso scritti per l'Aquila, quindi sono pezzi unici che si potranno vedere solamente all'Aquila. Gianni Morandi nella cerimonia di apertura insieme a Simona Molinari, o Mazzocchetti, o Franco Nero, Vanessa Redgrave, o Amy Stewart, o Paolo Vallesi. Non è una tournée che portano in giro in tutta Italia o in tutto il mondo, li potete vedere solamente all'Aquila. Fiorella Mannoia che canta con Luca Barbarossa, Noemi, Paolo Turci o chissà quante altre persone insieme all'orchestra del Conservatorio dell'Aquila, si può vedere solo all'Aquila, non è un pezzo di tournée. Il volo, i ragazzi del volo che si vengono a raccontare all'Aquila accompagnati dall'Orchestra Nazionale dei Conservatori possono essere ascoltati solamente all'Aquila. Questo è lo spirito degli eventi della perdonanza, eventi pensati per la città dell'Aquila e quindi pienamente inseriti nell'ambito della cornice molto più importante che quella della perdonanza celestiniana, del messaggio di Celestino. Ah, 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 ah,